È da poco iniziato il nuovo anno. Molte persone si sono trasferite nella vicina Rovereto. In valle si respira la necessità di creare aggregazione, rafforzare il desiderio di sentirsi davvero comunità. Nascono in quei mesi alcune associazioni, fra le quali il Coro Pasubio, che si costituisce ufficialmente il 20 febbraio 1966. Grazie alla felice intuizione di Francesco Cavallin e alla disponibilità di una quarantina di giovanotti vallarsesi. La direzione musicale viene affidata da subito alla sensibilità di Domenico Raos, già organista a parrocchia, mentre la spiritualità del gruppo viene curata da Don Eugenio Cornella, parroco di Raosi, una delle frazioni della valle. Il carisma e l'entusiasmo del fondatore portano ben presto il gruppo ad esibirsi dinanzi al pubblico. È indimenticabile l'esordio alla Dunata Nazionale degli Alpini in quel di La Spezia, dove l'entusiasmo della prima volta riesce a sopperire ad un'oggettiva inesperienza. Già dalle prime uscite è chiaro l'intento di portare alla gente l'amore per il canto e per la propria terra. Il repertorio, infatti, viene improntato sui canti tradizionali della montagna, intervallati dalle nuove canzoni di un emergente Bepi De Marzi. Nel 1968 arriva il primo significativo cambiamento. Al carissimo Minco subentra il vulcanico maestro Mariano Cope, che con passione e grinta impareggiabili dà vita ad una collaborazione vincente con l'esuberante Cavallin. Vengono rassegne e concerti. Il coro incomincia ad essere apprezzato anche fuori regione. Tutto sembra andare a gonfie vele, ma la vita insegna che le insidie e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Nel maggio del 1971, mentre accompagna una scolaresca in visita alla diga di Speckeri, presso la quale ricopre il ruolo di guardiano, Francesco Cavallin precipita e perde la vita. Pare la fine, poiché d'improvviso viene a mancare il comandante della nave e la ciurma sembra non avere ancora la solidità necessaria per far fronte ad una simile difficoltà. Serve un segnale forte, una scossa che possa ridare nuove energie ad un ambiente che accusa pesantemente il colpo. Al termine di un breve periodo di riflessione e di confronto, nel quale Arcadio Stoffella ricopre la carica di presidente, durante una riunione tenutasi alla trattoria di Liliana, situata proprio ai piedi del grande muro che ha visto spegnersi precocemente il compianto Francesco, spunta la figura di Renato Cobbe, già corista e fratello del maestro Mariano, che subentra alla presidenza. Si deve ripartire andando alla ricerca di nuovi coristi e di nuovi ambiziosi obiettivi. Nel giugno del 1973 il coro si presenta a Roma, in Piazza Navona, al Festival della Coralità, ricco di giovani voci, forte di una serenità ritrovata. La strada maestra è stata ripresa ed il saper affrontare un periodo così difficile fortifica ulteriormente lo spirito del sodalizio. Inizia un decennio davvero fortunato.
Le opportunità di cantare arrivano numerose e le esibizioni del coro portano con sé un'energia contagiosa che il pubblico dimostra di apprezzare. Nasce in quegli anni l'idea di organizzare la locale rassegna d'estate, alla quale prendono parte ogni anno le formazioni corali più in vista del momento. Lo spazio scelto è il Teatro Comunale di Sant'Anna. La struttura durante l'anno viene utilizzata come magazzino, mentre nei giorni antecedenti l'appuntamento canoro, grazie alla passione e alla disponibilità dei coristi, viene trasformata in un'accogliente arena. Al termine di due lustri carichi di soddisfazioni, all'interno dei quali hanno ricoperto per un anno ciascuno la carica di presidente anche Umberto Jos ed Egidio Sega, nel 1984 la presidenza del coro viene affidata al dottor Mario Egidio Guerriero, figura meravigliosa che tutta la Vallarsa da molto tempo ha imparato ad apprezzare come medico condotto. Nuove voci vengono inserite nel gruppo. Il coro si avvia verso il traguardo dei 20 anni di vita con rinnovate prospettive. Che bella serenata, quante stelle! Le soddisfazioni non mancano. Il coro ha l'onore di portare la voce della valle in svariati luoghi della penisola e anche all'estero. Si creano anche occasioni di amicizia che rimangono indimenticabili. Le settimane trascorse prima in Basilicata, nella terra natale del dottor Mario, e successivamente in terra sarda, ospiti degli amici di Lula. La mala sorte, però, sembra nuovamente abbattersi sulla serenità del gruppo. Nell'autunno 1989 si spegne il cuore del dottor Guerriero mentre è nei boschi della sua amata Vallarsa a tagliare la legna. Le conseguenze sul coro sono molto pesanti. Alla presidenza viene eletto un giovane corista, Piero Susana, e viene festeggiato il 25esimo anno di fondazione, proponendo un grande evento presso il locale Teatro Tenda, al quale vengono invitati il coro Croz Corona e il coro Roen, due fra le compagini più prestigiose del panorama corale trentino. Qualcosa però si è incrinato nello spirito e nei rapporti fra i coristi. A causa delle continue discussioni, l'organico si riduce sensibilmente. Dinanzi a una nuova serie di incomprensioni, dopo 25 anni di straordinaria intensità, nei quali ha trasmesso al coro tutta la sua passione, il maestro Mariano rassegna le dimissioni. È la fine di un'epoca meravigliosa e, come spesso accade nelle grandi storie d'amore, nel periodo susseguente alla separazione,
non mancano musi lunghi e malumori. Al termine di un anno di pausa forzata si volta pagina. Il nuovo presidente è Renato Angeben, corista di lungo corso che porta con sé un nuovo direttore, Andrea Schelfi di Brentonico. Arriva inoltre qualche volto nuovo, che assieme alla preparazione musicale del maestro dona linfa vitale ad un gruppo che solo qualche mese prima sembrava arrivato al capolinea. Il 30° anniversario di fondazione è dietro l'angolo e il coro intende festeggiarlo nel migliore dei modi, incidendo il suo primo disco, la musicassetta Echi nella Valle. Il lavoro, presentato nell'estate del 1996, risulta gradevole. Sembra che tutti i cattivi presagi siano improvvisamente svaniti. Ma non è così, perché nell'autunno del 1997 il maestro Andrea annuncia la sua intenzione di abbandonare e l'inaspettata notizia mette nuovamente il coro con le spalle al muro. Bisogna trovare un nuovo direttore, ma soprattutto serve un sostanziale ringiovanimento all'interno dell'organico. Dopo un periodo di pianificazione, il coro si affida a Ivan Kobbe, giovane musicista della valle, appena rientrato dagli studi effettuati a Padova e nipote del maestro Mariano. È l'autunno del 1999. L'organico viene completamente rinnovato. Si punta sull'entusiasmo delle nuove leve. Dopo qualche mese trascorso in sala prove, il coro si ripresenta davanti al proprio pubblico in occasione dell'annuale Fiera di San Luca. È l'autunno del 2000 e un nuovo compleanno è alle porte. Per festeggiare nel migliore dei modi il 35° anniversario di fondazione, viene sviluppato nella primavera del 2001 l'ambizioso progetto di pubblicare il secondo disco, Incanto. Una miscellanea di nuove registrazioni, accompagnate dalla riproposizione di alcuni brani eseguiti dal vivo e recuperati dagli archivi dell'emittente televisiva Televallorsa, che negli anni Ottanta raccontava attraverso le proprie immagini la vita e le storie vissute ai piedi delle piccole Dolomiti. Corre l'anno 2003. Quando dopo 9 anni vissuti con grande intensità alla guida del gruppo, Renato Angeben lascia la presidenza a Massimo Rec, arrivato in valle qualche anno prima per motivi di lavoro e innamoratosi fin da subito delle montagne e delle persone del luogo. L'affiatamento fra le nuove voci cresce di giorno in giorno, mentre all'interno di un repertorio sempre più vario fanno il loro ingresso le prime armonizzazioni e le prime composizioni inedite del maestro Ivan.
non mancano i consensi e gli appuntamenti importanti, tra cui i principali sono Monaco di Baviera, Kitzbühel in Austria e Barcellona in terra spagnola. Sono anni di grande serenità. Ogni appuntamento viene vissuto con la consapevolezza di portare al pubblico una ventata di novità. Intanto è giunto il momento di spegnere 40 candeline e in occasione del prestigioso traguardo vengono incisi ben due dischi. Nella primavera del 2006 il terzo album dal titolo En Armonia, nel quale appare evidente il salto di qualità effettuato dal coro. E a fine anno una raccolta di melodie natalizie, Cantiamo Natale, voluta fortemente dal presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trento, Ferdinando Ceccato, per promuovere all'interno delle scuole della regione una campagna sulla prevenzione e sulla conoscenza dei problemi legati alla cecità. Grazie alla qualità delle proprie esibizioni, che il coro sa offrire con continuità al pubblico, e all'originalità del proprio repertorio, aumentano le richieste per rassegne e concerti. Uno dei momenti più suggestivi è sicuramente la trasferta in Puglia nell'estate del 2007, 5 giorni all'insegna del canto e del divertimento. In occasione del festival Solstizio d'estate, organizzato nell'estate del 2008 a Villa Lagarina, si incontrano i destini musicali del gruppo e di Veronica Ciurletti, giovane soprano trentino, assieme alla quale inizia una serie di collaborazioni. Pur mantenendo le proprie caratteristiche, il coro infatti ogni tanto non disdegna qualche divagazione musicale. La registrazione del brano Domani, composto da Ivan e dalla stessa Veronica, che viene inserito nel nuovo progetto discografico Fragili Fiori, presentato nell'autunno del 2009, e una serie di importanti appuntamenti proposti di tanto in tanto nel periodo natalizio, rappresentano l'apice di questo connubio. Nella primavera 2010 il coro partecipa all'iniziativa discografica Il Cammino della Speranza, assieme ad altre realtà corali trentine, e dà il benvenuto ad un nuovo presidente, Daniel Cobbe, fratello del maestro Ivan, che con la sua giovane età e con il suo contagioso entusiasmo rappresenta un importante segno di continuità e permette di guardare al futuro con rinnovata fiducia.
I continui apprezzamenti per i brani inediti proposti all'interno dei numerosi concerti spingono il coro, nel giugno 2011, in occasione del suo 45esimo compleanno, a pubblicare la raccolta di spartiti del maestro Ivan Cobbe Dove le canzoni si avverano. E qualche mese dopo ad esibirsi in un prestigioso concerto a Lugano, in Svizzera. Nello stesso anno, all'interno di una indimenticabile celebrazione sul muro della diga di Speckeri, viene ricordato, assieme ai familiari, Francesco Cavallin, nel 40esimo anno dalla sua scomparsa. È datata giugno 2012 la prestigiosa partecipazione al Festival Venezia in Coro, all'interno del quale il gruppo si esibisce nelle principali piazze della città lagunare. Le stagioni si susseguono veloci, fra coristi che salutano e nuovi ragazzi da coinvolgere e trasformare in futuri punti di riferimento. Il coro si ritrova per l'ennesima volta nella chiesetta del Dosso per registrare i nuovi brani non senza difficoltà. Sta venendo alla luce un nuovo disco, un nuovo regalo da fare alla valle. Oltre le montagne. È questo il titolo dato all'album che viene pubblicato nel settembre 2013, quasi a voler rafforzare la volontà di diffondere oltre le cime che circondano la piccola grande vallata le nuove storie cantate dal coro. Ci sono nuove stimolanti opportunità da raccogliere, come la collaborazione con la flautista Sabrina Tonelli nei concerti di Natale. O la partecipazione allo spettacolo I Crocevia delle Coscienze di Paolo Fanini, che ha visto la messa in scena nella suggestiva cornice del Forte di Pozzacchio e della Campana dei Caduti nell'agosto del 2015, dinanzi a quasi 1000 spettatori. Ed ora è arrivato il momento di festeggiare mezzo secolo di storia. Speriamo davvero che il domani sia ricco di sorrisi e intriso di piccole e grandi storie da mettere in musica e o rievocare, con l'auspicio che lungo le vie dei nostri piccoli paesi continuino ad albergare la serenità e la voglia di stare assieme. Poco importa poi se arriveranno stonature o momenti difficili. L'importante sarà affrontarle con lo spirito che da sempre anima le persone che donano il proprio tempo e la propria passione da mezzo secolo per il bene del coro e della comunità. Ogni difficoltà lascerà così spazio a nuovi applausi e a nuove emozioni da vivere e da raccontare.